Cosa vuol dire per Terni essere candidata a capitale della cultura e quali sono le prime cose su cui lavorare? Beh, la prima cosa su cui lavorare è crederci, nel senso che la selezione che abbiamo affrontato per entrare nella lista delle 10 città candidate è stata una selezione rigorosa. Avevamo presentato un progetto importante che cerca di capitalizzare tutti gli sforzi che in questi ultimi anni la città nel complesso ha fatto, non l'amministrazione comunale o non soltanto l'amministrazione comunale, la città nel suo complesso, perché è Terni che si è inserita nella lista delle candidate alla capitale italiana della cultura, cioè la città, non l'amministrazione, non qualcuno, non qualche soggetto, non qualche organizzazione, la città nel suo complesso. Quindi questa è la prima cosa, la città ci deve credere e siccome ha ottenuto un primo riconoscimento trova fuori di sé le ragioni per crederci. La seconda cosa è sviluppare coerentemente gli investimenti, coerentemente con le scelte fatte nel recente passato, gli investimenti e le intuizioni di questi anni, quindi impresa culturale e creativa, ruolo per le associazioni culturali, il più aperto, il più condiviso, il più partecipato possibile e riqualificazione, aggiornamento, nuovo investimento sulle grandi strutture, sui grandi contenitori per la cultura.